Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui per aprire i nuovissimi Sophie Friends Unicorns della Sbabam che potete trovare in edicola. Come vedete ho un po' modificato lo sfondo, nel senso che sto piano piano creando lo sfondo di video con le collezioni che sto facendo o con le cose che non colleziono completamente, quindi tipo le Adorables, che ho queste tre bellissime che vi faccio vedere, e per ora ci sono i My Little Pony. Poi più avanti vediamo di ampliarle con le varie collezioni, le varie cose a panda che troverò. Fatemi sapere se questa tipologia di sfondo un po' diversa vi piace e non sempre il solito tavolo vuoto. Comunque, oggi andiamo ad aprire i Sophie Unicorns, Sophie Friends Unicorns, che potete trovare in edicola appunto della Sbabam, e ci sono anche quelli che brillano al buio, cioè fantastico. Ne ho aperto uno per Instagram, che tra l'altro devo ancora pubblicare la storia, ma è questo qui, bellissimo. E questo è il draghetto Red. Ognuno di loro ha un simbolino nascosto che possiamo trovare quando andiamo a gonfiarlo, diciamo quando andiamo a stritolarlo. E il suo in questo caso, non so se riuscirò mai a farvelo vedere, ma è qui, così si vede bene, ed è un cuore con le ali, bellissimo. Questo mi sa che non è tra uno di quelli che si illumina al buio perché non ha appunto il simbolino e quindi niente, però... Comunque qua ci sono le sue caratteristiche e qui c'è la checklist. Adoro i pandini, ovviamente, gli unicorni e anche questo che dorme, deve essere bellissimo. Allora, insieme alle bustine trovate sempre un booklet, che è questo qui. Lo guardiamo rapidamente, dove c'è una storiellina, dei giochi con degli indovinelli e... il gioco da fare con i Softy Friends. E potremmo farlo con Luca, volendo. Sto leggendo quelli che ci sono e sono abbastanza divertenti. Lasciate qui sotto un commentino se volete che proviamo questo giochino con Luca. Proverò a convincerlo a farlo. Aiuto. E andiamo subito a vedere anche gli altri Softy Friends. Allora, le bustine sono fatte così, con la scritta Softy Friends Unicorns, tutta arcobalenosa. E c'è scritto che dentro c'è un mini book più un Softy Friends Unicorns con la carta d'identità. Il mini book penso che sia appunto quello che vi ho fatto vedere prima qui, questo qui che ricevete a parte. E all'interno c'è la carta d'identità. Il costo di uno di questi è di 2,99€ e già dalla bustina potete vedere chi potete trovare all'interno. Allora, andiamo ad aprirlo. Oh, no, vabbè, abbiamo trovato il panda! No! Bellissimo! Il panda classico, e neanche farlo apposta, è appunto il simbolo del mio canale, quindi fantastico. Andiamo a vedere la carta d'identità. Questo è Charlie. È nato il 14 giugno. Il cibo preferito è l'insalata e il mio amico è Sam, questo qui che dorme probabilmente. Però neanche questo teoricamente dovrebbe illuminarsi al buio perché non ha il simbolino. Vediamo di trovarne uno adesso che si illumina al buio. Come simbolo ha un unicorno, vedete? Stupendo, lo adoro, il panda è bellissimo. Peccato che fa fatica a stare in piedi da solo. Poi andiamo a aprire questo. Wow! Credo che questo sia l'unicorno. Questo è rosa e c'è scritto, vedete, che brilla al buio. Si chiama Bella. È nata il 13 febbraio. Il cibo preferito sono le fragole. Il mio amico è Betty. E appunto è questa qui. Ed è l'unicorno, quello classico, insomma. Non è un panda corno o un draghetto corno. E dopo andiamo a vedere come brilla al buio. Sono super morbidissimi e squisciosissimi. Come simbolo invece lei ha una chiave. Andiamo ad aprire il prossimo. In più non c'è scritto, però profumano. Profumano un sacco. E quello rosso, questo qui, il draghetto, profuma tantissimo di vaniglia. Aia. Allora, abbiamo trovato Violetta, nata il 10 ottobre. Il cibo preferito è la torta alla frutta e il mio amico è April. Sinceramente, guardandola non ho capito che cos'è, fortuna che qua c'è scritto che è una cerbiatta, col corno ovviamente. E neanche questa brilla al buio,
quindi io credo che siano poi gli unicorni, forse qualcos'altro per il rabuglio, ma sono super squisciosi e divertenti. E anche lei ha come simbolo un cuore con le ali. Bene, andiamo ad aprire l'ultima. Oh, oddio, il pesce palla! È troppo bello! Si chiama Vladimiro. È nato il 28 dicembre. Ama il risotto e il suo miglior amico è Arco. È un narvalo, neanche un pesce palla. Mi sembrava un pesce palla, in realtà no, è un narvalo. Bellissimo! Eccolo qua, Vladimiro. Quindi abbiamo trovato Charlie, Vladimiro, Bella, Violetta e Red. Ah, Lily forse è il pesciolino. E sul narvalo sinceramente non ho trovato il simbolo. Ho guardato dappertutto ma non l'ho trovato. Quindi boh, o se lo sono dimenticati o io non sono buona a trovarla. Fatemi sapere se voi ce l'avete, se l'avete trovato il simbolo del narvalo, perché io sinceramente non lo trovo. L'unico che abbiamo trovato, per fortuna almeno uno, che si illumina al buio è Bella, che c'è, vedete appunto la scritta brilla al buio. E ora andiamo a vedere come si illumina al buio Bella. E come potete vedere si illumina tantissimo al buio. L'ho caricata sotto una lampada, semplicemente lasciandola per 10 secondi e si illumina tantissimo. Adoro, ovviamente sapete qual è il mio preferito, cioè direi che è abbastanza scontato, ma il narvalo e l'unicorno sono bellissimi. Quindi questi sono appunto i Softy Friends, sono bellissimi. Come avete visto, l'unicorno si illumina tantissimo al buio se lo caricate bene, quindi sotto una luce per circa 10 secondi, anche 20, dopo si illumina tantissimo. Mi raccomando, dovete essere abbastanza vicini alla luce, ma non troppo, perché sennò lo sciogliete, quindi fate attenzione. E nulla, anche questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto. Io questi Softy Friends li trovo semplicemente stupendi. Beh, ovviamente ho trovato il panda, quindi è una fortuna. E nulla, fatemi sapere se li avete già comprati o se li comprerete e chi è il vostro preferito. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video. E vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!